Bentornati e bentornate alla seconda puntata di Fede e Sfide, questa trasmissione che vuole dedicare attenzione alle testimonianze di vita, ai percorsi di fede e alle sfide che le persone incontrano nel loro cammino personale. Oggi andiamo a trovare Irene Abra a Novara, membro della Chiesa Metodista, giovane impegnata nell'attivismo giovanile rispetto all'ambiente. Ogni giorno mi sveglio con l'idea di voler cambiare qualcosa e la mia sfida, mia personale, è quella comunque di crescere e essere più consapevole del fatto che la terra non mi appartiene, ma che io appartengo alla terra. Allora Irene, ti chiedo di raccontarci un po' chi sei, insomma qual è il tuo percorso di studi, di vita, quanti anni hai, dove abiti, insomma allora, raccontaci un po' di te. Innanzitutto mi chiamo Irene Abra, anzi il mio nome completo sarebbe Irene Osei Abra, che Osei è un po' un nome comune che viene spesso utilizzato appunto da famiglie appunto Ashanti, appunto perché ho origini ghanesi. E sono nata a Novara, ho passato tutta la mia vita a Novara, adesso ho circa 22 anni e sono una studentessa e studio marketing a Milano. Tutta la mia vita un po' l'ho passata in questa piccola cittadina in cui ho avuto modo anche di rapportarmi con non solo ragazzi, come dire, italiani fortunatamente, ma anche con ragazzi che come me sono di seconda generazione. E ammetto che all'inizio, ovviamente avendo frequentato degli ambienti un po' più chiusi, ho avuto un po' difficoltà ad accettare chi fossi io, appunto perché nascondevo un po' le mie origini, no? Cercavo appunto di, anche per come acconciavo i capelli, per come mi rapportavo con le persone, di nascondere un po' questa parte di me, no? Della mia afrodiscendenza, mentre invece poi col tempo sono riuscita ad accettare chi fossi io, chi sono io, e ad esserne anche orgogliosa, e questo mi ha anche aiutato anche nei progetti e nelle varie attività che poi mi hanno coinvolto nella vita, tant'è che poi grazie anche alle mie origini ho scoperto la spiritualità e comunque anche il discorso di relazione e interconnessione che comunque abbiamo anche con l'ambiente, grazie a ciò che i miei genitori mi hanno dato. E ciò che anche i miei nonni e le mie nonne mi hanno dato, anche perché i miei nonni sono coltivatori di cacao. Sono ancora in Ghana i tuoi nonni? Sono ancora in Ghana i miei nonni. E sono coltivatori di cacao? Sì, infatti l'anno scorso ho avuto modo di andare a visitare questi villaggi e anche di tagliare il platano. Adesso suonerà un po', fa un po' ridere, ma in Ghana si mangia tanto il platano e non pensavo fosse un'esperienza così ardua, tant'è che mi hanno preso un po' in giro perché in teoria, non so se avete presente, ma l'albero di platano è un po' molto simile a quello del banano. Sì. E in teoria per tagliarlo fai due tagli netti e si taglia. Io ci ho messo circa 10 tagli prima che cadesse. Vabbè, quindi la prima volta mi hanno un po' preso in giro. E devo dire che è stata un'esperienza in cui ho scoperto tantissimo anche delle tradizioni che i coltivatori stessi usano appunto per le piantagioni e le coltivazioni di cacao, tapioca, manioca. Tant'è che mia nonna mi raccontava che loro
per esempio, non è, ovviamente lì non prende tantissimo, quindi loro la rete non prendeva tantissimo, e quindi anche per, cioè non è che avevano le app che abbiamo noi, certo, per il meteo, e quindi loro, guardando anche i cieli e le stelle, riuscivano già a capire quando avrebbe piovuto, quando non avrebbe piovuto, e quindi anche questo è anche un modo per capire, no, anche i sensi e soprattutto la spiritualità e le conoscenze anche indigene, che comunque vengono tramandate anche in generazione. Poi ovviamente purtroppo con il cambiamento climatico e tutto ciò che sta accadendo, ovviamente si ha questa difficoltà e soprattutto si ha la poca comprensione e difficoltà di predire appunto la pioggia, comunque dei momenti, delle giornate soleggiate, in quanto con il cambiamento climatico tutti questi fenomeni sono diventati molto più frequenti e molto meno, sì, prevedibili. Anche, esatto, un po' più imprevedibili. Diciamo, sì, che appunto il cambiamento climatico ha portato con sé degli stravolgimenti, sta portando con sé degli stravolgimenti imprevedibili, però c'è da dire sicuramente che un tempo c'era più rispetto anche dei ritmi della natura e c'era anche più capacità forse di saperli interpretare, analizzare, prevedere, sì, appunto. Assolutamente sì, infatti il fatto appunto oggigiorno di non riuscire, ecco, ad avere, come dire, questa capacità anche nel prevedere appunto questi fenomeni, poi porta anche conseguenze appunto riguardanti una cattiva raccolta, comunque non avere neanche il cibo come fonte di sostentamento per sfamare anche la sua famiglia, certo, stessa, perché poi non è una questione solo economica, ma anche una questione di sussistenza. Di sussistenza, certo, ecco, perché comunque l'agricoltura rappresenta comunque una fonte molto importante, ecco, soprattutto nell'economia ghanese, e molte famiglie vivono praticamente di quello. Quindi quando si parla appunto di cambiamento climatico, crisi climatica, si parla anche proprio di una questione di ingiustizia, ma anche appunto di uguaglianza nel poter accedere alle stesse risorse, nel poter sfamare appunto la propria famiglia con, certo, quello che si ha. L'ambizione è quella che il genere umano, l'essere umano, possa porsi in una dimensione di parità, no? Con l'ambiente, sì, che lo circonda. Sì, cioè saper riconoscere appunto il valore che noi diamo alla terra, cioè il fatto che ci dia le risorse, il fatto che comunque, cioè, la terra non sia solo che noi ci viviamo e basta, ma anche parte di noi. I miei genitori, i loro cordoni ombelicali sono stati seppelliti nella terra, ma anche come segno dell'incarnazione, ma anche dell'appartenenza a quella terra, no? E quindi, nonostante mio padre ormai sia qua da 30 anni, mia mamma da 20 anni, eccetera, loro sanno da dove vengono, sanno che loro comunque provengono da quella terra, no? Anche come un senso anche più profondo di relazione che hanno con quella terra da cui sono nati. Quindi, cioè, io so comunque di essere nata da questa terra. E non solo nel senso di essere nata come un semino, però sono un po' un semino, no? Una pianta che comunque cresce, no? Come un po' un albero, no? Che comunque ha una vita, ha una sua fine, ma che comunque ci protegge e vive comunque insieme a noi. Irene, come sei arrivata a, vabbè, insomma, un po' certamente perché se ne parla sempre di più, però come è nato e come è cresciuto questo interesse che hai nei confronti del clima, quindi questo impegno, no? Potremmo chiamarla quasi una sfida, questa, sì, sfida che stai portando avanti sul tema della giustizia climatica, del rispetto dell'ambiente. Allora, io, come detto appunto prima, sono nata e cresciuta qui in Italia, quindi sono comunque cresciuta in un contesto occidentale, no? Molto sviluppato, globalizzato, eccetera. E per questo motivo i miei genitori, dato che anche loro comunque ci tengono al rispetto per l'ambiente, comunque ci tengono anche che ci sia anche una maturità anche, no, nel,
rispettare ciò che ci circonda, all'età di circa 7 anni hanno deciso di farmi cominciare a fare gli scout, no? Ho iniziato a fare la lupetta e devo dire che è stata un'esperienza un po' particolare, anche perché mia mamma, anche lei, ha fatto gli scout quando era in Ghana, quindi penso sia stata un po' una sorta di l'ho fatto anche io, quindi è bello che anche tu, no, possa essere ispirata da questo percorso. E negli scout però ho imparato più che altro un po' uno stile di sicuramente il rispetto per l'ambiente, quindi anche il fatto di cercare di valorizzare le risorse che abbiamo dall'ambiente, ma anche una questione di quasi, cioè di sopravvivenza, perché comunque mi ricordo che facevamo questi campi in cui dormivamo nelle tende, avevamo appunto il fornelletto, come se fossimo appunto abbandonati a sopravvivere. Sì, esperienze molto a contatto con la natura, in cui devi anche mettere un po' magari in gioco delle tue capacità di sapertela sbrogliare. Sì, assolutamente, infatti devo dire che è stata un'esperienza in cui forse, cioè, le mie origini hanno, come dire, avuto anche, cioè, ciò che mi hanno insegnato i miei genitori anche della cultura ghanese mi ha aiutato. Infatti mi ricordo anche nella questione appunto di fare nodi, che ero già molto abbastanza anche un po' più esperta, o comunque anche il fatto di cucinare, di fare determinate cose che i miei genitori già comunque in età anche piccola mi hanno comunque già aiutato anche nel rendermi anche più autonoma, più indipendente anche nel caso dovesse accadere qualcosa. E poi alle superiori, anche con il fatto che circa nel 2018 c'è stata poi la grande protesta, no, con Greta Thunberg in Svezia, che parlava appunto ai giovani, non solo ai giovani ma più che altro alle istituzioni politiche, ho ritrovato un po' questo senso di ma cavolo, forse volendo anche noi come giovani potremmo fare comunque qualcosa, cioè non è solo una cosa che gli adulti devono sempre fare qualcosa, ma anche noi possiamo farci sentire. Tant'è che poi ho partecipato alla manifestazione che c'è stata a Novara, che è stata una manifestazione enorme, e devo dire che lì mano a mano ho incominciato un po' a ingranare un po' la questione, cioè non tanto la questione ma a ingranare un po' sul diventare anche attivista e farmi sentire. Tu e la tua famiglia fate parte della Chiesa Metodista di Novara. Sì. Mia mamma ha avuto, come dire, quando è venuta qua in Italia, mia mamma ormai qua in Italia praticamente da quando sono nata, e mio padre invece è qua in Italia da ormai 30 anni. Quindi quando mio padre è venuto dal Ghana ha iniziato ha fatto un po' di giri, no, in Italia, per poi stabilirsi a Novara. E a Novara, dato che mio padre è uno storico membro della Chiesa Metodista tra le varie della città di Kumasi, ma poi ovviamente ci sono poi i distretti e le altre chiese, ha deciso di frequentare la chiesa, inserirsi nella comunità di Novara, nella Chiesa Metodista. Esatto. E lui era tra i primi ghanesi che hanno iniziato a frequentare la comunità. Infatti poi nella nostra comunità, apro una parentesi, ha avuto, ecco, una sorta di evoluzione, ecco, anche a livello di membri, appunto perché mio padre ha un po' sancito poi l'ingresso anche di altri membri, no, di origini ghanesi. Ha dato un po' il via alla partecipazione. E quindi mio padre ha iniziato a frequentare appunto la Chiesa Metodista di Novara, e poi anche mia mamma si è aggiunta, e da lì poi appunto io, nonostante non sia membro ufficiale della Chiesa Metodista di Novara perché non sono battezzata,
Però mi battezzerò quest'anno. Tu hai sempre frequentato le attività della Chiesa Metodista e la stessa Chiesa Metodista ti ha dato l'opportunità di confermare questo impegno nell'ambiente. Sì. Come è stato il percorso in questo senso? È stato un po', come dire, è stato innanzitutto incredibile, però inaspettato, perché io ricordo che ero appena tornata da scuola, eccetera, e ricevo questa chiamata dalla segreteria dell'Opzione, mi vedo un numero romano, dico, cosa sta succedendo? E mi chiama e dice, guarda Irene, c'è questo progetto, no, finanziato appunto con la Chiesa Metodista Britannica, di poter creare appunto una campagna internazionale sulla giustizia climatica nell'ambito in preparazione della conferenza climatica, la COP26, che si sarebbe tenuta a Glasgow. Io parlandone con i miei genitori, mia mamma era assolutamente d'accordo, mio padre invece no, ha detto no, perché devi andare a scuola, cioè hai l'esame. Infatti quello era il suo obiettivo. Quindi quello era l'importante. Poi mia mamma è riuscita a convincere mio padre, ha detto guarda, è comunque un'opportunità che non capita tutti i giorni e volendo tua figlia potrebbe fare qualcosa. Allora, la borraccia che vi hanno dato nel kit questo? Sì, era nel kit insieme alle salviettine igienizzanti perché la COP26 si era svolta comunque ancora in piena pandemia, quindi ci hanno dato questo kit con la borraccia, la mascherina, i filtri, le salviettine igienizzanti e il manuale d'uso per i partecipanti. E insieme appunto al kit c'era anche questo piccolo fascicolino appunto con tutte le linee guida per testarsi, per fare il test COVID in autonomia. Infatti ogni mattina ogni partecipante doveva fare il tampone e presentarlo all'ingresso con i risultati tutte le mattine, tutte le volte, se no non ti facevano entrare. E il tuo badge? Il mio badge. Ecco qua. E questo badge veniva anche questo scannerizzato all'ingresso e qua appunto c'è scritto appunto l'ente, comunque l'organizzazione di cui faccio parte, che era appunto la Chiesa Metodista Unita, e in giallo il giallo il ruolo. Era appunto il ruolo e ci sono appunto diversi colori per definire appunto i negoziatori, le delegazioni appunto dei vari paesi, e qua è la data di ingresso e l'ultima data in cui sarei potuta entrare. Qua avevo ancora i capelli corti. Questa qua invece è la mascherina che mi è stata data appunto dal padiglione ghanese, insieme anche ad una tote bag in cui appunto c'è scritto Ghana, COP26, no? Un po' il merchandise che viene certo portato per l'occasione, chiaro. E poi, come dicevamo anche prima, questa qua invece è la liturgia che è stata utilizzata per il culto alla COP26, questo in cui appunto erano presenti diversi leader religiosi, e questo culto è stato celebrato al St. Mungo's, che sarebbe la cattedrale di Glasgow, e qua appunto c'erano diverse letture che sono state fatte da diversi leader religiosi con diversi canti come All People That On Earth Do Well e poi il sermone. Ok. Quando sei stata a Glasgow hai avuto la possibilità di partecipare al culto organizzato dalle chiese ecumeniche. Sì, siamo andati
alla cattedrale appunto a Glasgow per celebrare questo culto, in cui c'è stata questa processione di tutti i ministeri di culto delle varie chiese appartenenti al Consiglio Ecumenico. E devo dire che è stata un'esperienza un po', mi sentivo un po' fuori posto, perché dicevo, cavolo, io sono qua con il mio gruppettino e poi ci sono tutti questi leader religiosi appartenenti appunto a diverse sfere cristiane e non. E quindi devo dire che è stata un'esperienza indimenticabile. E poi una delle cose che più mi ha lasciato veramente un bellissimo ricordo è questo bambino che raccontava questa poesia, no? Ed era veramente carinissimo, perché mi ricordava un po', sai, quelle esperienze che si facevano, no, durante le scuole domenicali, no? Le piccole recitine, e non oso immaginare le emozioni. Quanto potesse essere agitato. Assolutamente, devo dire che è stato veramente molto molto bello e anche significativo. Uno dei miei, come dire, desideri è riuscire cioè prima che io lasci questa terra, di riuscire comunque a lasciare qualcosa, no? Di riuscire comunque nel mio piccolo a fare qualcosa per gli altri. E quindi forse questa è stata un po' una chiamata, non so, inaspettatissima, che poi ho accettato ben volentieri, e da lì è un po' incominciato l'attivismo anche all'interno delle nostre chiese, perché poi non era l'attivismo, come dire, solo nelle città, ma anche nelle nostre comunità, certo, tra i membri, tra fratelli e sorelle. E quindi da lì io rappresentavo in questo progetto la Chiesa Metodista Italiana, però ho collaborato anche con altri giovani della Chiesa Metodista di Zambia, della Chiesa Metodista in Uruguay, della Chiesa Metodista Britannica e della Chiesa Metodista del Pacifico, in particolare la mia collega delle Fiji. E da lì, mano a mano, su Zoom, tutto online, abbiamo iniziato a conoscerci e a mettere poi a lavorare appunto nel creare questa campagna denominata appunto Climate Justice for All, giustizia climatica per tutte e tutti, in cui abbiamo veramente cercato di far sì che anche le chiese metodiste nel mondo potessero lottare insieme a noi nel raggiungere, no, questa giustizia climatica, e soprattutto far sì che le nostre voci come giovani cristiani potessero farsi sentire, no? Anche perché quando si parla di attivismo purtroppo non si pensa subito a, ok, i giovani cristiani, no? Si pensa comunque ai giovani, come dire, in generale, no? Sì, non c'è, cioè, legame, non c'è il legame con la parte della fede o della spiritualità. Esatto, e quello che noi abbiamo cercato di fare era appunto di inserire anche, no, la nostra fede nella nostra chiamata come attivisti. Questa è un'altra sfida che avete incontrato. Sì, è stato interessante, anche perché io personalmente non pensavo di riuscire a imparare così tanti concetti, ma soprattutto non pensavo che nella Bibbia ci fossero così tanti richiami per quanto riguarda appunto l'ambiente e il creato. E quindi ho veramente imparato tantissimo da questa esperienza, e ho cercato anche dopo questo progetto di condividere ciò che ho acquisito attraverso anche gli studi biblici sull'ecoteologia e anche appunto attraverso le esperienze dei miei colleghi, di condividere, certo, anche ciò che ho acquisito con appunto con altre iniziative ed altri progetti. Adesso tu stai continuando a lavorare nel settore ambiente, diciamo, delle nostre chiese? Sì, al momento sono membro della Commissione Globalizzazione Ambiente e della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e appunto al momento ci stiamo occupando della redazione del dossier del Tempo del Creato, in cui la tematica, piccolo spoiler, sarà sulla conversione.
E questo tema è alquanto importante perché a volte si parla sempre di dover cambiare del tutto, comunque dover sradicarci dalle nostre abitudini, mentre invece quando si parla di conversione si parla appunto di un'evoluzione, di una trasformazione che avviene anche in un processo anche di maturità che comunque noi stessi come individui e come collettività abbiamo però nel corso del tempo, no? Quindi uno step by step però in crescita. E quindi devo dire che questo tema è anche molto molto attuale perché comunque quando si parla anche della conversione ecologica eccetera, a volte si tralascia un po' questa questione dell'evoluzione e comunque di questa crescita però in un senso positivo, ecco. Okay. E quindi questo sarà appunto il tema che affronteremo bene quest'anno. E se dovessi focalizzarti invece sulle sfide che secondo te, ok, insomma, hai avuto modo di conoscere, che ci sono in modo particolare appunto sull'impegno ambientale, quali ti vengono in mente come più importanti? Sicuramente come sfide una difficoltà che ho personalmente avuto, però cioè, intendi sfide in generale o sfide all'interno delle nostre... Possiamo vederle tutte e due. Allora, come sfida in generale direi appunto l'apporto che i giovani possono veramente avere quando si parla di implementare anche delle politiche di azione per quanto riguarda appunto la conversione ecologica e anche la trasformazione, come dire, continua e progressiva delle nostre società come sfida, quindi l'apporto di giovani. L'altra sfida importante che secondo me è importante da sottovalutare è la questione dell'intergenerazionalità, che si collega comunque al primo punto di cui dicevo prima, appunto perché c'è un po' questa sorta di abitudine di dire ma sì dai, il tema del cambiamento climatico, Fridays for Future è solamente una questione di giovani, no? E quindi lasciamo fare ai giovani quello che devono fare, noi sì, ce ne siamo lì seduti ad aspettare che loro facciano le loro proteste, le loro manifestazioni e blocchino le città. Mentre invece, dato che si parla di un'azione, cioè di un'azione che bisogna fare oggi, no? Cioè di agire oggi, l'oggi è rappresentato sia da noi come giovani sia dagli adulti, no? Dalle generazioni che vengono prima di noi, e quindi non possiamo sempre chiuderci non possiamo chiuderci in noi stessi pensando appunto che siano solamente i giovani a dover fare qualcosa, ma è una cosa che deve essere fatta appunto insieme, no? Sia come giovani ma sia soprattutto come generazioni che possono sicuramente imparare, ma da cui anche noi possiamo imparare da loro, ecco. Io penso che questo tema sia veramente importante. E un'altra sfida è sicuramente quello di veramente mettersi lì ad avere una rappresentazione anche di coloro che soffrono in prima persona del cambiamento climatico, nel senso che quando si parla dell'esperienza del cambiamento climatico a volte si ha un po' questa attitudine nel parlare per qualcun altro, comunque nel non voler anche cercare di invitare quella persona, no, al tavolo, comunque nella conversazione, e dire cavolo, io ho avuto un'esperienza, vorrei essere ascoltato, no? Certo. Non vorrei che qualcuno parlasse e facesse le mie veci, anche perché penso sia veramente importante anche cercare di capire dalle persone che comunque hanno sofferto che cosa si può fare, no? Perché alla fine loro meglio di chiunque altro sanno quali sono le cose che potrebbero essere fatte, comunque dare qualche input in più, dare priorità, potrebbero aiutare a dare priorità a questioni comunque importanti che comunque certo loro conoscono. E qua ci ricolleghiamo al discorso che facevamo già prima dell'esperienza dei tuoi nonni, degli insegnamenti, del rispetto, esatto, dell'ambiente, che in Ghana, come in tanti altri paesi africani e non solo, però c'è in modo radicato, insomma si sente ancora in modo molto forte. Sì, assolutamente, ma anche per quanto riguarda veramente anche nella nostra cucina, negli usi che comunque noi facciamo anche dei prodotti e delle risorse che la terra stessa ci offre. Banalmente prima parlavo di platano,
Per esempio, le foglie di platano in Ghana, nonostante siano delle foglie, vengono comunque utilizzate come packaging o comunque proprio anche parte integrante della ricetta stessa. Cioè, banalmente uno le foglie le butterebbe via, no? Dice, ma sì, tanto sono le foglie. Perché però, anche banalmente nella nostra cultura, le foglie di platano vengono riutilizzate o banalmente le foglie del grano turco, no? Qua, una volta che solitamente il mais si mangia, no? In questo... No, circa luglio, agosto, no, tutti no, vediamo appunto i trattori che raccolgono tutto di mais. E lasciano lì le foglie, mentre anche le foglie, quelle appunto essiccate, possono avere un utilizzo. Infatti noi le utilizziamo per fare un piatto molto tipico del Ghana che si chiama Doknu o comunque Kenke, che sarebbe questa palla, no, di mais fermentato avvolto dalle foglie di grano turco. E quindi questo è anche un modo appunto di riutilizzare appunto le nostre risorse e soprattutto di valorizzarle, ecco. Bellissimo, questo è tipico della cultura contadina e credo sia trasversale in ogni società, luogo, latitudine e longitudine del mondo, cioè davvero utilizzare tutto ciò che si può dal prodotto, dalla coltivazione e sprecare il meno possibile. Assolutamente. Ha un gusto, non è neanche amaro, però solitamente viene accompagnato con qualche sughetto, può essere bollito o comunque possono essere fatte delle chips. È un platano che si sta un po' maturando, però questa parte qua è ancora un po' verde e può essere ugualmente fritto, però solitamente viene utilizzato per fare un altro piatto, questo platano proprio così che è una via di mezzo tra maturo e ancora verde, e viene utilizzato per fare eto, che sarebbe praticamente una sorta di purea di platano che è arricchita appunto da cipolle, peperoncino, burro di arachidi, ed è buonissimo, infatti uno dei piatti preferiti. E poi questo qua invece questo è maturo. Questo qua è quello maturo, che è ottimo per essere fritto, può essere anche bollito, però... Crudo anche si mangia? No, crudo no perché okay. Sennò mi sa che il pancino potrebbe soffrire. Però questo qua è ottimo fritto, okay. Questo sì. E poi quello invece ancora più maturo, che diventa quasi un po' neraccio, può essere utilizzato per fare calaole, che invece sarebbero praticamente il platano tagliato a quadratini, speziato con zenzero, rosmarino, ed è molto molto buono, è accompagnato anche quello dagli arachidi. Praticamente stiamo cucinando il platano, e questo platano qua che stiamo friggendo sarebbe un platano maturo, quindi quando il platano diventa praticamente giallo, che ha un gusto un po' dolce. Io definisco il platano come il cugino della banana, praticamente il platano giallo. E questo platano sarà accompagnato da riso bianco, sarebbe il riso yasmin, comunque riso basmati, anche in altre culture viene utilizzato, che verrà accompagnato da un sugo al pomodoro speziato, in cui è presente appunto cipolla, pochissimo peperoncino, un po' di curry. Quindi qual è la sfida che tu vedi come più importante? Qual è la tua sfida in questo momento? Io penso sia quello di riconoscere le nostre potenzialità come individui che appartengono comunque alla stessa società e sapere anche che noi non siamo individui, come dire, esterni, no? Ma siamo individui integranti, cioè siamo parte appunto di una collettività, di una società, ma soprattutto di questa terra, che non è solamente l'essere vivente, le piante, gli alberi, ma appunto la collettività di noi come esseri umani, di persone che vivono anche in comunione e condivisione soprattutto con i beni che la terra comunque ci offre, che comunque dovremmo saper conservare e rispettare, ecco. Hey!